Buongiorno a tutti, faccio un breve video sulla situazione ucraina perché al di là di quello che ho detto che succederà, voglio esprimere una mia idea psicologica, oltre che geopolitica, su Putin. Fondamentalmente io credo che di Putin si possa dire che sta vivendo quello che è il complesso dell'imperatore, non perché Putin sia un imperatore, ma diciamo che chiamiamolo così, ed è un complesso che capita in genere a chi ha molto potere per molto tempo e quindi agli autocrati, ai capi dei regimi autoritari e a persone che comunque politicamente o in altra maniera detengono il potere per molto tempo. E questa è una regola che si ripete nella storia, cioè vediamo molti personaggi che hanno avuto potere in passato, anche in passato recente, che cadono in questo meccanismo, in questo schema mentale sempre di più. Che cosa voglio dire? Tendenzialmente quando uno prende il potere arriva da una vita normale, tendenzialmente, quindi ha avuto dei contrasti, ha avuto delle critiche, ha avuto dei conflitti con gli altri e confrontandosi con gli altri si è creata la sua visione della realtà e di se stesso, che è più o meno critica, più o meno, come dire, obiettiva, perché quando uno, come dire, non discute con gli altri, ha la sua visione del mondo e basta, ma quando comincia a discutere con gli altri ti rendi conto che ci sono altre visioni e forse a volte è anche torto, oltre che aver ragione. Il problema è che quando uno invece detiene il potere per molto tempo, come dice anche il detto italiano, il potere logora. Perché si dice così? Perché il potere ti rinchiude all'interno di una bolla particolare e man mano che passa il tempo questa cosa peggiora. Poi dipende dalla persona quanto sia più intelligente, più sensibile a percepire tutte le cose, ma tendenzialmente il potere ti rinchiude in una bolla in cui sei circondato fondamentalmente da persone che gli inglesi chiamano yes men, cioè persone che tendono a darti sempre ragione fondamentalmente. C'è un bel esempio su un video di YouTube in cui si vede Putin che discute con il suo gabinetto di governo e c'è uno dei ministri che come dire, esprime alcune criticità sul discorso dell'invasione dell'Ucraina o cose di questo genere e Putin lo incalza subito. Lui all'inizio il ministro è critico, Putin gli dice sì, ma cosa. Allora, intanto il punto non è questo e poi quest'altro, se lo cercate lo vedete, e lui subito, questo ministro fa subito un passo indietro e addirittura dice no, no, ma sono d'accordo, è vero, bisogna invadere le repubbliche del Donbass e di Donetsk. E lo stesso Putin dice, ma veramente io adesso stavo chiedendo solo se possiamo riconoscere la sovranità, cioè il ministro gli concede di più di quello che ha chiesto in quella domanda a Putin. E anche, come si suol dire, è diventato più realista del re. Si vede veramente che cioè si genuflette e poi Putin, vabbè, dice, va bene, prendo atto del suo voto, adesso può tornare a sedersi come fosse uno scolaretto, fosse un dipendente qualunque. Credo che questa cosa capiti spesso, a Putin, perché ormai sono 20 anni che ha il potere in Russia, anche se cambiando, come dire, funzionalità all'interno del governo per dei giochetti per cui lui non può essere presidente per più di 2 volte, quindi per una volta, per un mandato, ha fatto presidente tra virgolette del Consiglio, poi è tornato a fare il presidente. Ma fondamentalmente questo, come dico, si è visto tante volte, sia in passato recente, sia se noi prendiamo, non so, Napoleone, arrivò da una carriera sicuramente militare, ma da una vita normale, anzi, con delle difficoltà. Poi man mano che assumeva il potere, come dire, si convinse di essere il più grande stratega del mondo. Invase la Russia con sicuramente Talleyrand o qualcun altro che magari non ci avrà provato ma non era convinto perché molti sapevano che era un rischio, un azzardo e i risultati sono visti. La stessa cosa è successa a Hitler con l'invasione della Russia stessa. La stessa cosa simile sono successe a Stalin quando molte volte gli sono state date delle indicazioni oppure si credeva di essere un grande stratega all'inizio militare, all'inizio della guerra, tutte le volte che metteva bocca nei cose militari faceva dei disastri, dando poi la colpa agli altri, da buono Stalin. Ma vale per gli imperatori romani, vale per altre realtà. Il meccanismo è quello del complesso dell'imperatore. Quando tu sei circondato da persone che ti dicono sempre di sì, smetti di avere quelle critiche utili che ti fanno capire quando poi magari sbagli. Ti convinci di aver sempre ragione, che è abbastanza improbabile per quanto uno possa essere intelligente. Mussolini stesso mi ricordo che ho letto in un memoriale che credo scrisse a Campo Imperatore, che diceva che lui stesso si rendeva conto di essere andato un po' oltre, cioè di essersi fatto prendere un po' la mano, ma credo fosse una lettera a qualcuno, un
cui spiegava un pochettino quello che era successo, diceva però è difficile mantenersi, come dire, con la testa sulle spalle quando tutti in un paese come il nostro ti dicono che sei bravo, a fare il tuo lavoro. E questo viene anche da accademici, da persone di spicco, da intelligenza notabile del paese, eccetera. E questo era quello che è successo a lui, cioè sei bravo, sei bravo. E come si leggeva scritto sui muri, uno degli slogan del fascismo era Mussolini ha sempre ragione. Se tu te lo senti ripetere tante volte, poi magari vai in guerra con l'America pensando di poterci cavare le gambe, in realtà, e magari perché pensi che anche hai una preparazione, perché ti dicono che la preparazione militare italiana è migliore di quella che in realtà è, eccetera. E quindi questo è quello che è successo anche nel nostro orticello di casa. Che cosa succederà adesso? Allora, intanto in Russia sicuramente c'è delle critiche al regime di Putin. Noi non lo sappiamo in parte. Si sa che, per esempio, Lavrov, che è uno dei ministri più importanti, il ministro degli esteri, si è espresso anche lui comunque più a favore della diplomazia più che contro la guerra, ma il senso è quello, nei limiti di quello che puoi fare. Molti oligarchi, secondo me, esprimono privatamente il loro dissenso, qualcuno è anche uscito pubblicamente, quelli che magari non sono in Russia. Il rublo, per fare solo un esempio, ha perso il 30% di picco negli ultimi giorni, adesso ha recuperato qualcosa, questo vuol dire che sia a livello del popolo di tutti i giorni, sia l'elite finanziaria cominceranno a soffrire, la Russia comincerà a soffrire per questa guerra, che è un'avventura più grave di quello che forse che costerà di più a livello economico, a livello di tempo, a livello di risorse, a livello di vite umane, anche perché comunque c'è un esercito in campo anche russo, laddove ci sono molte persone che si chiedono: ma ci serve questa guerra? Perché il motivo, l'ho detto in un altro video, è un motivo di difesa della propria area di influenza, che da un punto di vista geopolitico ha un suo senso, però molta gente, magari i giovani, guardano di più, o gli oligarchi, i giovani guardano di più magari avere un regime più liberale, democratico, occidentale. Gli oligarchi dicono magari vogliono fare i loro affari più tranquillamente. Se la guerra dovesse protrarsi alla lunga, potrebbe essere che addirittura all'interno della Russia ci sarà un movimento che porterà Putin a fare un passo indietro politicamente. E credo questo è quello che succederà, perché la guerra non conviene neanche alla Russia. È un'incognita per tutti, ma soprattutto per la Russia, oltre che per l'Ucraina, ovviamente. Se non ci saranno, allora, se le cose peggioreranno, la scelta è questa, cioè quella che da parte della Russia ci sia una pressione verso Putin per fare un passo indietro, per arrivare a un cessato il fuoco, io credo a breve. Oppure il rischio quale può essere? Che se la Russia, Putin nello specifico, perché Putin che si sente adesso magari più, non so se dorme la notte, io fossi in lui non dormirei, e se non dorme vuol dire che è una persona sana e corretta, perché se dormi in questa situazione, il rischio qual è? Che poi magari sentendosi attaccato e più debole, più fragile ancora, invece di fare un passo indietro, voglia portare a un'ulteriore escalation, cioè un aumento della presenza russa in Ucraina, un tentativo di velocizzare l'occupazione di Kiev, eccetera, con i rischi anche di un allargamento del conflitto. E questo invece è il rischio che, per scaramanzia, non dico altro, però insomma avrebbe delle conseguenze molto, molto gravi, non solo per questi due paesi, oltretutto. Rimarco il discorso appunto del fatto psicologico, cioè siamo nella presenza di una sindrome dell'imperatore. Dalla sindrome dell'imperatore è difficile uscirne, cioè non è uscito Gheddafi, che pensava stava in Libia quando tutto stava saltando in aria e pensava di essere invincibile, e è stato preso. Non l'hanno vinta altri dittatori che sono finiti male. Le democrazie, questo vale sia per gli individui che per i paesi, le democrazie che hanno mille, mille, mille problemi hanno questo di meglio rispetto alle dittature, che essendoci una critica interna, essendoci un dibattito interno, molte critiche sono inutili, molte critiche sono sbagliate, ma all'interno di questa dialettica, come si dice, di critiche, può emergere, emerge sempre la possibilità di vedere, di ridimensionare l'ego di alcuni individui che magari hanno più potere. E lo stesso i politici sono costretti ogni 5, 6, 4 anni, dipende dai regimi, a rifare come dire, rifare un bagno di realtà, un bagno di folla per rimettersi in contatto col popolo. Credo che poi è il loro datore di lavoro, fondamentalmente il popolo di una democrazia. Però
rispetto ai politici. Credo che Putin non faccia molto un bagno di folla vero, nel senso che sia abbastanza staccato dalla sua, dalla realtà del popolo di tutti i giorni e anche dalle critiche appunto del suo governo, che magari sarebbero almeno quelle un pochettino di aiuto. Vedremo che cosa succederà. Io credo, ribadisco che penso si arriverà a un cessate il fuoco e credo che Putin, anche per un discorso di età, insomma, potrebbe essere pensionato, non sarà lui che volontario, non esiste un credo che non esiste un dittatore che si dimetta, non c'è nella storia se non pochissimi casi, uno è stato Silla. Silla è stato un dittatore romano che ha fatto quello che doveva fare per un paio d'anni, poi si è ritirato a vita privata, e anche Diocleziano mi pare che si ritirò a vita privata a Spalato perché non era stanco, si è fatto il suo palazzotto e poi sono morti nel loro letto. Molti altri, tranne qualche raro caso, dittatori non si dimettono e proprio per il complesso dell'imperatore però vanno a infilarsi in vicoli ciechi molto, molto pericolosi, molto anche drammatici, non solo per loro, ma anche per il popolo che guidano o quelli limitrofi. Vi ringrazio per avermi seguito, al prossimo video.